Ciao, sono Maria Rita e sono un istruttore di difesa aerea presso il reparto addestramento controllo spazio aereo di pratica di mare. Il mio iter di formazione è iniziato nel 2009 con l'ingresso in Accademia Aeronautica con il corso Marte V ed è proseguito con la laurea magistrale in Scienze Aeronautiche. Al termine degli studi sono stata assegnata presso l'undicesimo gruppo d'ami di Poggio Renatico come controllore di difesa aerea. Il controllore di difesa aerea è quella figura professionale che, assolvendo la missione primaria dell'aeronautica militare, sorveglia lo spazio aereo nazionale dalle sale operative dei gruppi radar 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, avvistando ed identificando tutto il traffico aereo ed, in caso di minaccia, provvedere mediante l'impiego dei velivoli Eurofighter alla intercettazione e all'identificazione del velivolo sospetto. La permanenza presso il reparto operativo mi ha permesso di acquisire quelle conoscenze ed esperienze, sia teoriche che pratiche, necessarie all'allievo frequentatore di corso per svolgere al meglio le funzioni di capo controllo sorveglianza e controllore di intercettazione una volta assegnato al reparto. Presso il RACSA di pratica di mare ricopro l'incarico di capo sezione corsi basici ed ho il compito di supervisionare l'iter addestrativo dei futuri operatori di difesa aerea, nonché di coordinare attività di studio tese al miglioramento delle procedure ed alla loro standardizzazione. L'introduzione in forza armata di moderni sistemi operativi, nonché di nuovi sistemi d'arma nell'ambito del comando e controllo e della sorveglianza, ha portato ad una specializzazione sempre maggiore del controllore dello spazio aereo, garantita dal RACSA attraverso una modifica costante dei programmi istruzionali, delle metodologie di studio e degli scenari di simulazione.